Rolando Ramoscelli, una grande premiazione, una grande emozione, l'Oscar della ristorazione di Confcommercio. Veramente io non me l'aspettavo, comunque dopo 50 anni di carriera un'emozione fortissima e una felicità altrettanto grande per chiudere una carriera che oggi ormai ho passato in parte a mia figlia e gradualmente lascerò fra poco tempo il ristorante, ma le altre attività continuerò a farle, quello di scrivere, quello di i miei hobby, le auto d'epoca, i francobolli, tante altre cose che non sono utili per vivere ma utili per sopravvivere quando non si è più dentro un ristorante pieno di gente. È una coincidenza il fatto che questo primo Oscar della ristorazione coincide con i 40 anni dei weekend gastronomici che quest'anno festeggeremo in lungo e in largo. È una coincidenza, ma diciamo parziale, perché in effetti il premio che assegniamo con l'Associazione Ristoratori a Rolando Ramoscelli è un premio che va ad una persona che ha fatto del rispetto della tradizione, delle tipicità e del territorio, ha fatto la propria ragione d'esistenza. 50 anni di attività del ristorante da Rolando San Costanzo, sempre partendo dalla qualità, una qualità che però è legata al territorio, non cose astruse, invenzioni, ma veramente la terra, o come direbbe Raspelli, le tre T, insomma, no? Tradizioni, tipicità e territorio. Peraltro Rolando, che ci onora di essere da sempre nostro associato, e peraltro è anche per questo che lo premiamo ovviamente, ha saputo con il suo lavoro, la sua capacità, fare anche punto di riferimento per molta parte dell'entroterra della nostra provincia. E se la cucina nell'entroterra è cresciuta, lo si deve a due iniziative, i weekend gastronomici e a ristoratori come Rolando, che hanno saputo appunto valorizzare le tradizioni, le ricette del territorio e facendo una cucina di alta qualità. Quale set migliore per assegnare l'Oscar della ristorazione se non l'Istituto Alberghiero di Pesaro? Sì, beh, noi siamo veramente onorati di questo, perché è un riconoscimento alla scuola, all'importanza che ha la formazione in questo settore e soprattutto anche legare la tradizione culinaria, gastronomica, enogastronomica della nostra provincia con la scuola, che è appunto portavoce di questo, no? Una scuola del territorio, quindi che valorizza l'eccellenza del territorio, e quindi mi sembra bello e giusto, importante che sia questa che Amerigo Varrotti ha deciso di scegliere questa location, ecco come si dice adesso.